Iniziamo questa rassegna con le parole giuste, con una parola difficile che è di per sé sia una sfida che una provocazione. Sì, oggi si parla sempre di obbedienza o di disobbedienza in senso alternativamente positivo e negativo. Invece oggi c'è la possibilità di poter declinare questo termine in maniera anche più proficua, positiva. Io lo declino in termini di disobbedienza costruttiva, di prospettiva per la collettività. La visione di un mondo diverso possibile all'interno dei valori costituzionali, ma in cui si sviluppa sempre il senso critico nei confronti della realtà che ci circonda. È un traguardo, quello delle 12 edizioni, che hanno portato questa rassegna che appunto declina le parole della giustizia attraverso letteratura, filosofia, in fortissima connessione con l'attualità, con la nostra società, ad essere un punto di riferimento per la nostra comunità, per il territorio, grazie anche a ospiti veramente di grande prestigio e di rilievo nazionale. Quest'anno per la 12ª edizione 6 appuntamenti, a partire da oggi fino al 25 di marzo, con un filo conduttore che sarà appunto il senso comune, cercando tra ambiente, memoria, attualità e i temi più strettamente legati anche all'ambito, diciamo, giuridico della giustizia, di declinare ancora una volta le parole giuste.